Questa mattina si sono conclusi i lavori del comitato per la messa in stato d'accusa del presidente Napolitano, con l'archiviazione di tutti gli atti. Il Movimento 5 Stelle è stato coerente ed ha agito secondo le regole. Abbiamo chiesto conto della condotta del presidente Napolitano, ovvero di un presidente che ha firmato leggi incostituzionali, di un presidente che ha contrastato le indagini giudiziarie a lui poco gradite, un presidente che ha bypassato la volontà dei cittadini imponendo prima il governo Monti e poi il governo Letta. Un presidente che di fatto ha trasformato la nostra Repubblica da parlamentare a presidenziale. Noi ringraziamo tutti gli 80.000 cittadini che hanno voluto rispondere al nostro appello sul web. E non è finita qui. Adesso i parlamentari del Movimento 5 Stelle chiederanno la firma degli altri colleghi parlamentari degli altri gruppi per poter proseguire quelle indagini che il partito di Napolitano ha inteso affossare, archiviando la denuncia del Movimento 5 Stelle. Ci sono delle cose che i cittadini devono sapere, che il Comitato deve indagare e che sono emerse sia dalla nostra denuncia della messa in stato d'accusa, sia dagli atti usciti nei principali giornali del nostro Paese negli ultimi due giorni. In particolare, i cittadini vogliono sapere se il governo Monti era un governo costituzionalmente legittimo, cioè nato da una crisi reale, oppure è stato frutto di un complotto ordito da qualcuno per buttare fuori un presidente del Consiglio sgradito e mettere a capo del governo una persona che era gradita e soprattutto vogliamo sapere gradita a quali ambienti. La seconda cosa che i cittadini vogliono sapere è perché il presidente Napolitano ha compiuto degli atti ostili verso la Procura di Palermo, verso il dottore Di Matteo, ma soprattutto verso il processo sulla trattativa Stato-mafia. Noi dobbiamo ricordare che la trattativa Stato-mafia è un dato inoppugnabile del nostro ordinamento, perché la sentenza sulla strage dei Gergofili, passata in giudicato, ha attestato che la trattativa c'è stata. D'Ambrosio, consigliere di Napolitano, alla Presidenza della Repubblica, prima di morire ha lasciato scritte le parole terribili. Ha parlato di atti indicibili. Ora noi vogliamo sapere di quali atti indicibili si parlava, del perché Mancino telefonava al Presidente della Repubblica preoccupato di quel processo e di quello che aveva potuto dire D'Ambrosio. Noi lo vogliamo sapere, lo vogliono sapere milioni di cittadini, ne hanno diritto e noi proseguiremo su questa strada senza fermarci. Grazie a voi cittadini, arrivederle stelle.